Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Pokémon Let's Go Pikachu. Eccoci arrivati qua sull'isola Cannella, dove finalmente possiamo proseguire la nostra avventura. Lo scorso episodio ci siamo lasciati esattamente qua e oggi vi faccio vedere quella che penso sarà grosso modo la squadra definitiva per la nostra run. Ho fatto evolvere finalmente Haunter in Gengar, quindi finalmente abbiamo RX Setter un Gengar. Poi abbiamo tutti quanti gli altri membri che c'erano già livellati grosso modo, di brutto, veramente di brutto. E oggi siamo pronti per tuffarci all'interno della villa Pokémon. Ma prima di iniziare ragazzi, come sempre mi piace, vi ringrazio di averlo messo. E domanda del giorno. Allora, questa sarà una domanda un po' più specifica. Insomma, sappiamo già cosa c'è all'interno della villa Pokémon, o comunque sappiamo già di cosa trattano i libri all'interno di questa villa. Stiamo parlando di libri verso un Pokémon leggendario, il Pokémon leggendario di nome Mewtwo e il Pokémon leggendario di nome Mew. Insomma, questo è il fulcro della storia Pokémon, quindi domanda del giorno, ragazzi. Cosa ne pensate degli esperimenti che sono stati fatti per arrivare a Mewtwo? Vi sono piaciuti nell'insieme per introdurre nella storia questo personaggio? A me tantissimo e vi assicuro sono veramente delle cose spaziali. Comunque, eccoci qua all'interno della villa Pokémon. Un ottimo posto dove catturare sicuramente tantissimi Grimer, Mach... E se non mi ricordo male anche qualcos'altro. Io per fortuna la nostra carissima villa Pokémon me la ricordo a memoria, quindi non avremo assolutamente problemi di perderci o via dicendo. Insomma sarà tutto quanto liscio, perfetto, come l'olio, come questa cattura. Ed eccolo qua il nostro Mach che finalmente siamo riusciti a catturare, il nostro Grimer che siamo riusciti a catturarlo. E speriamo di ottenere anche un Mach il prima possibile, perché se non mi ricordo male ci sono. Mi pare che all'interno di questo posto, da ciò che ho visto in alcuni video che purtroppo mi hanno spoilerato tramite Twitter, è presente anche Magmar, uno dei miei Pokémon preferiti di questa generazione, veramente bellissimo. E che ce ne sono tanti in questa generazione che sono veramente belli, quindi è veramente difficile scegliere. Ok, un repellente Max. In questo piano ve lo dico molto francamente ragazzi, non c'è seriamente nulla. Quindi adesso vi faccio vedere un po'. Oh, si è sentito un rumore, qualcosa si è mosso da qualche parte perché abbiamo premuto. In realtà nella versione originale c'era scritto: oh, un pulsante, vuoi premerlo? Sì. Tu clicchi sì e fa: chi non lo farebbe? E quindi insomma un'avventura un po' bizzarra insomma. Soprattutto hanno tradotto in modo molto molto diverso. Ok, dato che in questo piano purtroppo non c'è praticamente niente da fare, direi che possiamo tranquillamente salire a quello superiore. Lo so, da fuori la villa Pokémon non sembra affatto così grande. E infatti avete ragione, non è assolutamente così grande. Qua c'è un allenatore, possiamo definirlo allenatore. Prendiamo una confezione di Etere Max. Ok, perfetto. Affrontiamolo. Non trovo l'uscita, questo posto è un enorme labirinto. In realtà no. Comunque all'interno di questo posto ci sono raccolti tantissimi documenti, ma ho notato che non sono qui. Nel senso, se tu clicchi nei documenti non c'è esattamente niente. Quindi devi stare semplicemente attento e cercarli più avanti. Quindi andremo sicuramente a cercarli. Comunque ci mando in campo un Rapidash, tra l'altro il primo Rapidash. E come vedete ho insegnato le mosse nuove a Pikachu: Surfer Splash, Sprinta Boom e Piomba Flap. Non ho voluto insegnargliene prima, sapevo benissimo dove si trovasse l'allenatore che te le insegnava, perché rendono il gioco troppo troppo semplice. Quindi onde evitare di spammare queste tre mosse, ma soprattutto di avere costantemente Pikachu primo, ho detto no vabbè non gliele insegno. Così facciamo una run un po' più interessante, un po' più difficile e via dicendo. Ed eccolo qua. Comunque penso che prossimo episodio andremo nel capopalestra di questa città e nel prossimo ancora andremo all'ultimo capopalestra, sperando di riuscire a liberarci abbastanza in fretta e agilmente di queste palestre. Che figata sta cosa che si vedono i Pokémon. Cioè è una delle feature che vi giuro io aspettavo da troppo tempo. Teoricamente dovremmo andare qua. No, non dobbiamo andare qua. Ah, aiuto, lasciamo in pace. Dovevamo andare qua, eccoci qui. Andiamo qui. Perfetto, 3 Ultra Ball. Ah, grazie al cielo. Le Ultra Ball sono sempre utilissimi. Quindi praticamente io sono contentissimo ogni volta che ci vengono date. Oh, ho beccato un Rattata per sbaglio, non volevo. Ma vabbè, nel dubbio. Tanto, che dite, un Pokémon in più non ci può far male. Sempre esperienza. Sperando che si faccia catturare. Ok, ottimo, grande Rattata. Io ho fatto veramente strage di Pokémon. Ho catturato una cosa come 42 Staryu perché mi servivano le caramelle per la velocità, per poi accorgermi che avrei potuto catturare lo Shiny, ma non l'ho trovato. Quindi alla fine ci ho rinunciato, anche perché l'ultimo mi è scappato. Potete capire quanto io abbia rosicato malissimo in tutto questo. Proviamo a salire ancora. Vedo che c'è un altro piano da visitare, quindi che dite? Visitiamolo alla stragrande. Oh, eccolo! Ah, eccolo qua, il nostro carissimo Magmar. Bellissimo. Andiamo.
Eccellente, speriamo di catturarlo alla prima, sarebbe fantastico poterlo fare. Ho scoperto anche un'altra cosa, Articuno, Zapdos e Moltres possono essere catturati più di una volta. Bellissimo il rosso della Pokéball quando catturi lui. Praticamente una volta sconfitta la Lega e il campione, e catturati tre Pokémon uccelli leggendari, possono essere trovati, raramente ovviamente, anche nell'erba. E di conseguenza trovarli con delle statistiche migliori o altre cose, quello che volete. Insomma, fa sempre la certa figura trovare Articuno, Zapdos e Moltres nell'erba. Non trovate? Penso la pensiate così anche voi. Comunque un'ottima cura totale tutta quanta per noi. E andiamo a vedere se c'è qualcosa qua. Mi pare ci sia una Pokéball. Eccola qui. Prendiamola. Ripicca MT21. Ripicca, se non mi ricordo male, è una mossa di tipo buio. Se mi sbaglio, ovviamente, ragazzi, voi correggetemi nel box dei commenti. Tanto come ben sapete, il mio canale è un po' una community. Ci scambiamo opinioni, ci scambiamo pareri e via dicendo. Oh, eccoci qua arrivati. Allora, non mi ricordo se dovevamo scendere qua o più avanti, però nel dubbio sfidiamo l'allenatore. Una volta il mio maestro viveva qui. Ok. In che senso? Un po' preoccupante. Parte la sfida di Braydon, scienziato. In che senso, quindi? Insomma, il suo scienziato viveva qua. Adesso vi faccio vedere di nuovo Sprintaboom, mi pare si chiami così. Mi pare che si chiami, sì, Sprintaboom. Io lo adoro. Cioè, praticamente funziona così. Fa 50 di danno, però fa sempre critico e attacca sempre per primo. E quindi, oltre ad essere un'ottima mossa fisica, che a Weezing fa veramente malissimo, abbiamo una mossa che è veramente spaziale, a mio parere. Insomma, fa la sua porca figura. Comunque, dato che ci hanno avvelenati, e dato che praticamente tutti... Ah, no, niente. Ok, risolto. Perfetto. Abbiamo risolto il problema. Proviamo Fulmine, quanto danno fa? Perché? Fa 90. Dovrebbe... shottarlo, infatti. Scusate questo cambio di tono, ma avevo qualcosa in gola, non ho capito cosa. Eccolo qui. Nuovo Pokémon Magmar. Ok, possiamo fare appunto la nuova mossa di tipo acqua, quella che ci fa surfare, che avete visto prima contro Rapidash. Surfa Splash, vai. Guardate che bella. Bellissima. Veramente bellissima. Lancia fiamme ed evitiamo la mossa di Magmar, grazie all'amore di Pikachu nei miei confronti, che vuole fare bella figura con me. E come dargli torto, tutti quanti vorremmo fare bella figura col nostro allenatore in caso o che il Pokémon la facesse nei nostri confronti. Un altro po' di exp. Ultimo Pokémon, Magneton. Allora, Magneton, Pokémon tipo acciaio, quindi direi che è arrivato il momento di mandare in campo Lizardon, ovvero il nostro Charizard. Eccolo qua. Mi avete oltretutto detto negli scorsi commenti, visto che li sto leggendo, che posso trovare Surf da qualche parte, vicino Fuxiapoli, alla destra per essere precisi. A me francamente non interessa granché Surf al momento. Insomma, un'ottima mossa, ma cosa ce ne facciamo? Assolutamente nulla. Abbiamo tutti i Pokémon d'acqua, o meglio, i Pokémon d'acqua che usiamo noi, è fisico, quindi va benissimo a cascata. Aia, ho fatto malissimo quella cosa. Magneton. Veramente sei un po' troppo forte per i miei gusti. Oh vabbè, noi stiamo usando Turbo Fuoco, lui ha usato Fulmine. Per dire, ci sono tipo 30 punti di distacco dalla potenza di quel Pokémon. Ok, ecco qua, Braydon scienziato, sconfitto, tra l'altro con gli occhiali rotti, bellissima questa specie di easter egg. Qua c'è qualcosa. Allora, prima di scendere facciamo una cosa. Andiamo qua. Allora, precisione X. Allora, dato che non mi ricordo se è questa l'uscita, perché ci sono un'entrata e un'uscita extra, facciamo così. Io salvo, così nel dubbio posso benissimo riavviare il gioco, piuttosto che stare a fare altre cafonate. Andiamo. Sentiamo la musica. No, non cambia. Ok, perfetto. Ok, non c'è niente, la strada obbligatoria è l'altra. Però c'è una Pokéball che conterrà... Iperpozione. Certo che per fare tutta sta strada potevi mettermi, non so, qualcosa di più interessante, tipo un MT, tipo Solar Raggio, Lanciafiamme, qualcosa del genere. Comunque, dato che qua abbiamo fatto tutto, possiamo tranquillamente andare dall'altra parte e iniziare a scendere le scale e andare verso la parte interessante di questo posto. Ok, con una Pokéball. Tre Baccalampon argentate. Ottime, ottime, ottime. Affrontiamo questo allenatore, questo scienziato. E tu chi sei? Pensavo che questa villa fosse deserta. Ti potrei dire la stessa identica cosa, ma evitiamo di litigare, va, che è meglio. Parte la sfida di Ted, scienziato, che manda in campo Electrode. Va benissimo Electrode, carissimo Electrode, è arrivato il tempo di smontarti.
Allora, Electrode, cosa ti facciamo? Possiamo farti Surfa Splash, vediamo quanto danno ti fa. Spero tanto, e spero soprattutto che non faccia esplosione. Ok, mezza vita. Comete, non dovrebbe farci molto. Ah, pochissimo, 20 PS. Ok, Surfa Splash di nuovo. Adoro talmente tanto l'animazione di questo Pokémon, quando fa questa mossa, che ieri la stavo spammando all'infinito mentre mi allenavo con allenatori e via dicendo. Seppur fosse neutrale, eccetera, potevo fare altre mosse. Prossimo Pokémon, Mach. Vedi, in questo caso contro Mach, RX7 può fare tranquillamente la sua porca figura. Comunque, dato che in tantissimi me lo chiedete, farò degli episodi dedicati per i leggendari, ovviamente. Episodi per i leggendari, ovviamente, Articuno, Zapdos, Moltres, ma soprattutto Mewtwo. Ovviamente Mew non possiamo perché Mew ce l'abbiamo già. Soprattutto nel gioco non c'è. Ecco qua. Mezza vita, ok, va bene. Forza lunare. Ah. Ah no, è vero, non mi fa niente. Sono veleno. Però mi toglie la difesa. No, l'attacco speciale. Dai, sei serio? Adesso non possiamo più shottarlo. Mica scemo questo Mach. Vedi? E uso minimizzato. No, davvero. Non ho parole. Ho tirato una sberla alla scrivania, tra l'altro, da quanto non ho parole. Andiamo a fare una palla ombra. Boh, proviamo. Dovrebbe bastare, eh. Eccola là. Bam. Eccola là. Tutti quanti giù per terra. E anche Mach ci saluta con la manina. Ci sono altri Pokémon o basta così? Basta così. Grande Ted. Numero uno, sempre e comunque. Andiamo qua. C'è qualcosa. Una pietra focaia. Questa è abbastanza utile. Peccato che io al momento non abbia nessun Pokémon da evolvere. Credo che quella sia l'uscita comunque. Perfetto. Beh, ottima cosa, dato che non potremo fare altrimenti. Ed eccoci qua, arrivati al piano interessante di questo posto. Pieno di documenti in terra, pieno di... Ecco il libro. Diario, 1° settembre. Mewtwo è davvero potente. Non riusciamo a tenerlo sotto controllo. Va bene. C'è un dito. Fango bomba. Ecco qua. Allora, facciamo così. Possiamo attivare questo, perché ci servirà. Ma soprattutto andiamo a catturare il dito. Eccolo qua. Catturiamolo al volo. Perfetto. Vediamo se riesco. Eh no, non riesco. Ok, l'ho preso. In realtà non penso che ci serva, ditto, Però, sai com'è. Un Pokémon in più è meglio che un Pokémon in mano. Dovrebbero fare in modo che anche quello valga come tiro per catturarli. Ok, oh, eccellente. Finalmente un tiro in grazia di Dio, porca miseria. No, sei serio? Che schifo di tiri che sto facendo. No, davvero, raga, non riesco a fare i tiri. Ok, preso. Preso nel senso mirato. Adesso vediamo se riusciamo a prenderlo come si deve. Niente, non ci vuole entrare. Ok. Speriamo che ci entri, porca miseria. Cioè, non me ne faccio nulla di un dito, l'ho detto. Però ho detto meglio un Pokémon in più che in meno. Oh, eccolo qua. È bello il colore, eh. Un viola leggermente tendente al bianco, ecco. Un viola leggero leggero. Per alcuni versi anche definito rosa. Contrattacco. No, grazie. Non mi serve assolutamente contrattacco. I dati di dito sono stati inseriti. Perfetto. Dito è nel box. E possiamo proseguire. Andiamo di qua. Qua c'è un allenatore. Che non ci interessa al momento. Ma ci interessa proseguire di qui. Ecco qua, che qua si è aperto. Aspetta. Ok, rimuoviti. E guarda di lì, grande. Ok, c'è una Pokéball. Prendiamola. Caramella rara. Dai, ci sta. Andiamo, qua è chiuso, bisogna aprire per forza. No, mi ricordavo ci fosse qualcosa di interessante, per cui valesse la pena aspettare, ecco. Ho notato che comunque quando entrano in modalità movimento, praticamente non ti prendono più anche se ci passi in mezzo. Quindi insomma mi ha lasciato un po' perplesso questa cosa. Tipo ora, se dovessi passare qua mentre si gira, non mi vedrebbe. Ed è una cosa stranissima che io francamente ho avuto difficoltà a capire appena è successa. E mi ha lasciato veramente, veramente tanto, 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 tanto perplesso. Insomma, what the fuck? Comunque,
procediamo oltre. Electabuzz. Io direi che continuiamo con Surface Splash, come abbiamo fatto prima con altri Pokémon elettro, tra cui Electrode. Ed ecco qua, mezza vita no, però quasi. Però vedi, lui è ridotto a fare fulmine perché non ha mosse standard da farmi. Quindi, tanta roba per noi. Eccolo qua, che continuiamo con Surface Splash. Stridio, se non mi ricordo male era la difesa, me ne dimentico sempre. O difesa speciale. Difesa per l'appunto. Sprinta boom, andiamo. Facciamo una mossa elettro così giusto per chiudere. Così evitiamo eventuali sorprese da Surface Splash, perché mi pare che abbia il 95% di prendere, neanche il 100%. Oh, RX sale al 44. Finalmente. Ok. Possiamo proseguire di qua. Lì c'è un Mach, però penso che la storia abbia la priorità al momento. Oh, molto bello. È un grande contenitore costruito con del vetro molto spesso. L'interno del vetro è ricoperto di segni, come se fosse stato colpito più e più volte. Che ansia. Che ansia, ragazzi. Perché questa è la gabbia di Mewtwo. Che ansia davvero. Oddio mio. Oddio mio. Che figata estrema. L'hanno completamente rifatta, eh. Cioè, proprio fatta bene. Vabbè, provo a catturare un Mach, dai. Visto che ci sono, lo catturo. Madò. Sei leggermente enorme. Vediamo se stai... No, non stai fermo. Pensavo aver fatto eccellente, invece di un microsecondo. Di un nanosecondo. Due, tre... Qua. Ah, ok, così. Ditto ci ha fatto penare, invece Mach voleva entrare immediatamente a far parte del nostro team. E vabbè. Nel frattempo Brutroot sale di livello, anche se nella prossima palestra, ve lo dirò molto onestamente, non ci servirà assolutamente a niente, perché la prossima palestra, vi ricordo che è completamente di tipo fuoco, mentre noi andremo a usare altro. Oh, eccolo qua. Chiave segreta. E quindi abbiamo la chiave segreta per entrare all'interno della palestra. Contenitore costruito con del vetro molto spesso. Liquido ormai evaporato. Ma non ce n'è altri libri. Cioè, mi piacerebbe leggere qualcosina dedicata a Mewtwo. Ah, ok, così. Ho cliccato a caso, raga. Cioè, stavo cliccando per i libri. No, qua non c'è nulla, mi pare. Sì, mi sa non c'è nulla. Ma a parte che mi sa che qua ho chiuso. Infatti. Dobbiamo riaprire comunque per tornare via. Ok, ecco qua. Tra l'altro questi letti mi pare che servono per riposarsi. Ecco, infatti, perfetto. Nel senso, sono interattivi. È ovvio che un letto serva per riposarsi, però... Avete capito cosa intendevo, dai. Ci siamo capiti tutti perfettamente. Ecco qua. Qua non c'è niente. Di là non c'era nulla, perché avevo già controllato quando ero più piccolo. Vediamo un po'. Sì, non c'è praticamente niente da fare. Vediamo se c'è il bambino. Devo sapere un segreto. Se sali su quella pedana laggiù, tornerai all'ingresso in un battibaleno. Beh, c'è anche da dire che non potremo fare altrimenti, dato che qua la... No, vedi. Qua hanno fatto una cosa più sensata. Hanno messo le scale invece di doversi buttare per forza. Adesso vediamo, se non mi ricordo male potevo anche... Qua siamo già scesi, mi pare. Sì, siamo già scesi, non c'era niente. Ah, io volevo qualche libricino in più, sai, no? Qualcosa in più che ti faccia dire... Ah, figo. Ci sta. Soltanto che i libri sono tutti chiusi in sto gioco. Cioè, tu passi e non ce n'è. C'è solo quello di Mewtwo. Ah, ho sbagliato. Non dovevo andare verso questo Raticate. Cioè, Raticate, sei bello, ma io me ne vado via. Ciao, ciao. Vedi, qua non c'è neanche il problema che i Pokémon non ti facciano scappare. Ti fanno scappare sempre. Oh, c'è un libro. Eccolo. Leggiamolo. Diario 5 luglio. È stato scoperto un nuovo Pokémon nel cuore della giungla. In questo caso si riferisce a Mew. Revitalizzante Max. Ok. Perfetto. Andiamo qui. Non c'è niente. Qua idem, è tutto chiuso. Possiamo provare a riaprire. Scusate questa esplorazione, ma a mio parere l'esplorazione nei giochi Pokémon è importante. Cioè, sembra una cavolata, ma è molto importante l'esplorazione. Ma siamo al piano terra? No, non siamo al piano terra. No, te ti ho già affrontato. Qui non c'era niente. Siamo già andati, giusto? Sì. Non c'è... C'è un libro aperto, però. Il libro aperto è tanta roba. Quindi adesso, per cortesia, andiamo qua. Perfetto.
Nel frattempo mi gratto il naso. Prurito non indifferente. Ok, qualche libro aperto c'è. Insomma, trivia time con Frozen. Ieri 10 luglio. Abbiamo chiamato il Mew, il Pokémon appena scoperto. Ok. Pipi su, ecco qua. Andiamocene. Qua non c'è nulla. Qua non ci si può buttare. Ma vedo che non c'è grosso modo nient'altro. Sì, giusto questa Pokéball. Fune di fuga. Perfetto, usiamola. Tanto abbiamo finito l'esplorazione di questo posto e non ci serve più niente. Andiamocene. Fune di fuga, usa. Via, ce ne andiamo. Ed ecco qua, arrivati. Benissimo. Andiamo a curarci, ragazzi, e possiamo anche bloccare qua l'episodio, così siamo pronti per la prossima palestra. Quindi mi raccomando, vada per il mi piace, ragazzi, che è molto molto importante. La domanda del giorno, e io ovviamente qua vi lascio perché vi aspetto sempre davanti al centro Pokémon e vi aspetto in un prossimo episodio dedicato al capopalestra Blaine. Non mancate per nessun motivo. Alla prossima!